È iniziata un'altra settimana di lotta per i lavoratori della Whirlpool di Napoli. Si cercano risposte concrete dopo il via libera ai licenziamenti e il mancato accoglimento del ricorso in tribunale. Le maestranze invocano dal governo chiarezza sul consorzio che dovrebbe subentrare alla multinazionale. Intanto la FIOM ha deciso di tenere proprio nello stabilimento di Via Argine l'assemblea organizzativa. La scelta di fare la nostra assemblea generale di organizzazione qui è voluta perché Whirlpool rappresenta il simbolo di una lotta che dura da 3 anni, ma rappresenta anche una vertenza come tante, ahimè purtroppo, ce ne sono su questa regione. Una regione che sta soffrendo da anni ormai di una crisi industriale, in particolare nel settore metalmeccanico. Sì, siamo alla Whirlpool perché è l'emblema di quello che sta succedendo nel Mezzogiorno. Una incapacità del sistema industriale di rispondere al cambiamento che in questo momento è in corso nell'industria del nostro paese e nel mondo, e dall'altro lato l'incapacità da parte del governo di realizzare quelle politiche industriali necessarie a salvaguardare l'occupazione. La Whirlpool è il simbolo di un Mezzogiorno che non si arrende e che vuole provare a cambiare nel senso di una giustizia ecologica e di una giustizia sociale. Non è l'unica vertenza aperta. Questa mattina a Napoli e davanti alle altre prefetture della Campania lo sciopero unitario indetto dai lavoratori dei servizi ambientali. Da oltre 27 mesi il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è fermo. C'è una rottura totale al tavolo con le associazioni datoriali.